Teresa Follino, difficilissimo da definire, anche se potrebbe dire artista, però un po' riduttivo. O ti è piaciuto essere chiamata artista? Si dice che l'artista deve affermare di essere un artista. A me all'inizio hanno detto tutti che sono un artista, poi diciamo, un bel giorno ho capito di esserlo davvero. Quindi, Quando ho sorpreso me stessa, solo allora. Teresa Follino parte dalla pittura e poi compie un cammino, quindi parte comunque dall'accademia, studia, non è una che si inventa le cose. Scopre di avere un talento, lo coltiva, studia, dipinge, disegna, fa delle immagini. Fa un po' il percorso che ha fatto in millenni l'essere umano, dalle grotte di Altamira, dai graffiti di Esatto. Altamira, arriva poi a Photoshop. Sì. Ecco. Adesso cosa fai? Adesso fotografo i pensieri, se così diciamo si può dire. Si può, se lo dici, vuol dire che si Sì, può. fotografo ciò che immagina la mia mente e quindi attraverso situazioni che io mi creo con oggetti o con quello che mi suggerisce la mia fantasia. Proietto quello che è il mio pensiero colorato per carpire l'immagine che si sta formando e quindi diciamo, lo Lo congelo, lo blocchi. blocco con un clic. Mi diverte moltissimo quest'idea perché ho sempre cercato la rapidità nell'esecuzione. E anche a scuola, vorrei dirlo, nelle accademie, volevo essere sempre la prima a finire l'elaborato artistico. Avevi voglia subito di Volevo il vedere movimento quello che stavi e la facendo. concretizzazione Volevi far di nascere subito. subito. Non posso Quindi stare dietro a un lavoro siamo tanto tempo. molto vicini alla fotografia, ma siamo anche molto vicini a un'evocazione quasi magica di un Sì, pensiero. esatto. Siamo, infatti, vedremo, metteremo anche delle immagini delle opere di Teresa Follino, vedremo come l'opera cessa di esercitare dittatura sull'utente, sullo spettatore. Lo spettatore vede non ciò che vuole, ma ciò che deve vedere. Sì, anche. C'è un po' di libertà nell'immaginazione da parte dell'osservatore, perché l'immagine non è definita, quindi l'immagine si percepisce attraverso la propria cultura, proprio bagaglio culturale. Quindi se io realizzassi un testo con una mia opera e un campione di 10 persone, Avremmo o 10 risultati di fasce di diversi. età diverse, avrei 10 Avremmo risultati 10. diversi. È un po' come chiedere a 10 persone diverse di raccontare un fatto apparentemente uguale. Sì, Avremo poi 10 sì. fatti. Teresa, chiudiamo dicendo dove possiamo vedere le tue opere, oltre che su Facebook, sul Allora, le mie opere tuo. sono virtuali o durante un allestimento di una mostra in proiezione con videoproiettori oppure con un computer, un video, Teresa Follino ha un una pagina DVD. molto bella su Facebook, andate a Mi visitarla. piace, Mettete mi piace. artista strato informale e quindi Poi magari seguitemi, che ne so. faremo un'altra Crescere intervista, perché insieme. su questo astratto informale ci sarebbe da parlare Certo. 20 anni, perché tutta la pittura del Novecento, tutta l'arte del Novecento che abbandona sin non alla frammentazione degli impressionisti, Sì. C'è un po' tutta la sintesi del Novecento. mentre c'è la fotografia che Con i riferimenti contemporaneamente. di persone note, di artisti notissimi, capi scuola, e Certo. quindi. La fotografia cercava di fotografare apparentemente l'esistente, invece la pittura, l'arte distrugge, destruttura, decostruisce per dare a noi la libertà di creare. Grazie Teresa. Prego.